Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, nuovo appuntamento della rubrica Nutrizione e Benessere. Questa settimana parliamo di un'ampia gamma di prodotti alimentari che vengono riuniti solitamente sotto il nome di salumi. Il termine salume deriva dal latino salumen, che vuol dire insieme di cose salate. In effetti sono dei prodotti a base di carne cruda o cotta, con l'aggiunta di grasso animale, erbe, spezie ed altri ingredienti. Ovviamente sono diversi i metodi di lavorazione, gli ingredienti utilizzati, per cui abbiamo un'ampia varietà di prodotti. Generalmente vengono suddivisi a seconda che siano salumi insaccati, non insaccati, e una volta che possono essere crudi, cotti, affumicati o fermentati. Volendo fare qualche esempio, ricordiamo l'insaccato cotto, come esempio la mortadella, oppure un insaccato crudo, come per esempio può essere il salame napoletano. Un'altra classificazione riguarda invece la percentuale di grasso. Quindi possiamo avere dei salumi magri, come il prosciutto crudo o cotto privato del grasso visibile, dei salumi semi grassi come ad esempio il capicollo, oppure dei salumi grassi come la pancetta. E chiaramente abbiamo detto che ci sono tanti metodi di lavorazione, tanti ingredienti. La carne di base che viene utilizzata più frequentemente è comunque la carne suina. Questo perché presenta un grasso pregiato, facilmente lavorabile e miscelabile, però possono esserci anche salumi ovviamente derivanti da carne di bovini o ovini. Sono tanti, come abbiamo detto, le tipologie di salumi, quindi è difficile anche fare una valutazione uniforme dei valori nutrizionali, perché appunto cambiano gli ingredienti di base, ma hanno sicuramente delle caratteristiche in comune. Quindi partiamo dall'elevato potere calorico, l'ottima concentrazione di proteine nobili, quindi ad elevato valore biologico, e la fonte ovviamente di grassi. Ma l'altro elemento in comune che hanno i salumi è ovviamente il sale. Il sale che ne permette di evitare la contaminazione per le sue proprietà conservanti e disidratanti. Per quanto riguarda le proteine, ovviamente a seconda degli ingredienti utilizzati e della stagionatura ci può essere una degradazione delle proteine che quindi va ad influire anche poi sulla digeribilità del salume stesso. Tornando alle proprietà, quindi possiamo dire sicuramente un elevato potere calorico, un'ottima concentrazione di proteine, quindi ne fanno anche un ottimo comunque prodotto anche per esempio per gli sportivi, essendo anche i salumi un alimento molto pratico da utilizzare, e poi le vitamine del gruppo B e una buona concentrazione di sali minerali. Quindi, come detto, possono essere, diciamo, consumati anche in una dieta abituale, però seguendo le indicazioni che ci vengono dalle linee guida per una sana alimentazione italiana, che ci consigliano di consumarli una volta a settimana con una porzione media di 50 grammi. Tornando alle calorie, come detto, abbiamo una grande variabilità a seconda del salume che andiamo a consumare. A parità di peso, quindi sui 100 grammi, abbiamo sulle 136 calorie per quanto riguarda un prosciutto crudo e più o meno lo stesso anche per un prosciutto cotto, e andiamo fino alle oltre 300 per quanto riguarda ad esempio lo speck e la mortadella. Un alimento però che hanno sicuramente molte controindicazioni, a partire dalla concentrazione dei grassi, che quindi li fanno sconsigliare per chi soffre di epatopatie, patologie cardiovascolari, iperlipidemia. Sono sconsigliati anche, per esempio, però, i salumi crudi o poco cotti per le donne in gravidanza, così come per l'elevata presenza di sodio sono sconsigliati in caso di ipertensione. Un'altra cosa che dobbiamo imparare sicuramente a fare è quella di leggere bene le etichette, ovviamente per valutare la presenza di additivi e di conservanti, come per esempio i nitrati. Ecco, meglio scegliere magari un prodotto senza conservanti o se abbiano i nitrati che servono per eliminare la carica batterica,
siamo in nitrati a meno che ci sia un'aggiunta di vitamina C. E comunque in ogni caso è bene sempre attenerci a quanto leggiamo sulle etichette per quanto riguarda i termini e le modalità di conservazione, perché sono un prodotto che vanno facilmente incontro al irrancidimento e quindi diciamo, si perdono facilmente e ce ne accorgiamo soprattutto dall'assumere diciamo, un colore giallastro o nerastro. Bene, vi ricordo che per approfondire ulteriormente questi aspetti legati ai salumi potete leggere l'articolo che trovate sul sito di Cilento Channel, sui social e sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Vi invito inoltre, come sempre, a scrivere un'email a nutrizionericci@virgilio.it per chi volesse fare delle considerazioni o volesse proporre degli argomenti. E noi ci vediamo sempre la settimana prossima su Cilento Channel per un nuovo appuntamento con la rubrica Nutrizione e benessere.